Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi faccio vedere un pesce fritto. E io ho preso orata, potete prendere anche altri pesci che vi piace. E li ho tagliati come vedete nella foto. Adesso vi faccio vedere cosa ci serve per marinare. Allora, prendiamo un recipiente, aggiungiamo il sale e poi aggiungiamo aglio, zenzero macinato, curcuma macinato. Tutti ho preso 2 cucchiai di porzione. Anice macinato, semi di coriandolo macinato e poi qualsiasi tipo di olio. Io ho preso quello di girasole, potete prendere altri tipi di olio. Lo aggiungete nel recipiente e poi formate una miscela. Ho aggiunto anche il succo di limone, così non si sente il sapore del pesce così forte. E poi lo sto mescolando con le mani, lo potete mescolare con il cucchiaio anche. E poi facciamo immergere il pesce in modo che sia marinato in modo perfetto. Li sto mettendo da tutte le parti e poi tutti i 3 pesci sono marinati e li faccio riposare per un giorno intero. Potete anche fare a meno, ma a me piace che voi potete anche tenere di meno, ma vi consiglio di tenere un giorno intero così tutta la spezia entra dentro il pesce. Ecco pronto, io l'ho messo nel frigo, ma se la temperatura nella vostra casa è abbastanza freddo, potete tenere anche fuori. Ecco pronto e adesso prendiamo una pentola e prendiamo qualsiasi tipo di olio. Io adesso per friggere, visto che prima avevo usato quella di girasole, sto prendendo quella di oliva. E poi faccio friggere questo pesce e mentre friggiamo ricordate di non alzare il fuoco tanto, cioè mettete il fuoco medio. Ho già aggiunto l'olio, non ho aggiunto tanto perché quando avevo marinato era già abbastanza. Adesso controlliamo se l'olio è abbastanza caldo e aggiungiamo il pesce. Come vedete sto friggendo tutti e 3 pesci insieme, quindi sto cambiando anche le padelle e adesso lo capovolgiamo nell'altra parte per vedere se da una parte è già abbastanza fritto. E così da tutte e 2 parti lo friggiamo e come sempre il fuoco deve essere medio, non deve essere bruciato perché così sarà bruciato sopra ma dentro non sarà cotto. Quindi ecco, sto quasi finendo. Colgo l'occasione di ringraziarvi tutti voi che mi state dando tanto supporto e come sapete che non sono italiana, sto provando del tutto a tradurre le spezie e altro, quindi per me non è facile e come sapete per registrare e per fare tutti i video ci vuole tanto tempo. Quindi grazie mille e vi chiedo di iscrivervi al mio canale così potete vedere altre ricette che metterò in futuro e di mettere un like e di far vedere anche ai vostri amici e alle vostre famiglie. Grazie mille, statemi bene e ci vediamo nel prossimo video. Grazie.